è da un anno che io ho iniziato. Ci sono aperto la testa. Vedi, la sorpresa è la terrazza del... Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, e dico finalmente, sono in vacanza. Ho dato il mio ultimo esame il 20 e oggi è il 22 e sono tornata a Padova, come vedete da questa location diversa. Finalmente ho anche deciso di ricominciare un po' a vloggare. Non so se avete notato, ma gli ultimi video non erano molto vlog, in quanto presa dagli esami, presa dallo studio, sinceramente lo ammetto, non avevo voglia. Però adesso sono piena di energia, piena di voglia e sono felice, sono tranquilla. Finalmente, dopo 4 anni di università, posso godermi le vacanze di Natale senza dover pensare a studiare per gli esami. Ho un mese di vacanza, esattamente un mese da oggi, perché il 22 gennaio inizierò uno stage. Non ve l'avevo ancora detto perché volevo aspettare che fosse tutto confermato, ma adesso ve lo posso dire. Dal 22 gennaio inizierò uno stage alla McFit a Milano nel dipartimento di marketing. Quindi da gennaio per un mesetto mi seguirete in quelle che saranno le mie giornate lavorative. Non so in realtà quanto potrò filmare, però vi racconterò, vi spiegherò meglio una volta che avrò iniziato. Per adesso, questa settimana, che è la settimana di Natale, sono a Padova con la mia famiglia. Quindi vi porto con me in questi giorni, prima, durante e anche dopo Natale, se volete. Io ho voglia di filmare, quindi filmo, filmo, filmo finché non vi stufferete di me, non guardate più i miei video, insomma. Iniziamo questa giornata andando a fare l'epilazione. È da un po' che non ve ne parlo, però è da un anno che io ho iniziato, esattamente un anno fa, prima di Natale, ho fatto la mia prima seduta. E dopo un anno posso assolutamente dirvi che i risultati ci sono, si vedono e sono evidenti. Io ho fatto inguine e ascelle. Là sotto non c'è più niente, ragazzi. Niente. Le ascelle, niente. Cioè, praticamente io non devo più pensare a radermi o a fatto se ho peli o meno, mettermi costume, mutande. Insomma, è davvero una cosa fantastica. Adesso vi lascio il video della spiegazione del sistema di Epilate e perché lo rende tanto diverso e efficace. Questa qua è una nuova tecnologia, si chiama SWT, cioè un'onda selettiva. Va a differenziarsi dalla luce pulsata perché la luce pulsata ha un'energia che non è costante, quindi non arriva sempre alla cellula germinativa. Se non elimini la cellula germinativa non elimini completamente il pelo, ok? E quindi tanti peli li va ad addormentare. Non è laser perché il laser va ad agire su più ristretti fototipi di pelle, quindi non puoi andare a lavorare su fototipi tipo brasiliani di colore, ok? E su tutti i tipi di pelo. I peli più fini non li prende il laser. Poi per eliminare tutti i tipi di pelo ci vorrebbero più laser. Quindi che cosa ha questo macchinario di diverso? Ha un impulso quadrato, cioè dal momento in cui parte il fascio di luce al momento in cui arriva, il macchinario fa così, così e così, quindi sono 70 gradi costanti all'interno del follicolo. La luce pulsata invece fa così, 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 quindi magari questo pelo te lo prende, questo lo addormenta. Poi il laser ha una luce monocromatica, per questo va ad agire su più fototipi, deve avere molta differenza fra pelo e pelle. Il nostro macchinario, che è Ellipse, va ad agire anche su pelle abbronzata, quindi si può lavorare anche in estate, cosa che se tu fai i laser in estate è impossibile. Questa tecnologia ce l'avete solo voi? Questa tecnologia ce l'ha solo Epilate, praticamente. Epilate ha il brevetto per Ellipse. Il laser lo fai di regola in luce pulsata ogni mese, questo non lo fai ogni mese. Ad esempio, dalla prima alla seconda passo un mese e mezzo, poi 2 mesi. La luce pulsata la fai ogni mese. E già dalla prima seduta vedi la quantità dei peli diminuire. Poi lavora a zone, quindi ci sono zone large e zone regular. Allora, zone large costano 44 euro a zona seduta, zone regular 38. Per fare il trattamento deve essere passato un mese dall'ultima ceretta, pinzetta, decolorazione, silk peel. Bisogna arrivare rasati. Non bisogna prendere farmaci, antibiotici, non bisogna soffrire di epilessia, diabete, squilibri ormonali o della tiroide o ovaio policistico.
non devi aver subito interventi chirurgici oncologici negli ultimi 12 mesi. Fra una seduta e l'altra una persona può rasare come quanto vuole, senza nessun problema, e basta, già dalla prima alla seconda seduta tu vedi la quantità diminuire. Dopo che hai fatto 6-8 sedute, una volta all'anno ti fai un ritocco per mantenere il trattamento. È garantito all'85% del risultato, c'è sempre un 10-15% di crescita di peli che ci mette 10-15 anni a fuoriuscire. Però dopo che tu hai fatto le tue 6-8 sedute, sei a posto. In estate si continua senza nessun problema, basta applicare la protezione e poi dal sole al trattamento passeranno 15 giorni. Dopo 2 giorni tu puoi esporti al sole, basta utilizzare la protezione 50, quella che diamo noi. Jimmy. Dimmi. Prima di Natale, solo dieta. Al sushi. Sushi. Prima di Natale e il sushi può solo accompagnare. No. Alti livelli. Oh, yeah. Grande. Non è venuta la rima. No, come no? Prima di Natale il sushi. Natale. Vabbè, Ale. Ale. Sushi. Non mi torna. Ora sposta però che tocca a me. Ah, finisce qua il tuo aiuto. Mi aiuti tu, Luna? Manca la musica natalizia. Canto io se vuoi. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Wow. No, ok, te la metto. Jimmy. Batti le mani, schiocca le dita, toscano tutta la vita. Buongiorno, oggi sono un pochino on the go perché sto raggiungendo Andrea, che è il mio fotografo amico. Prima è amico, poi è fotografo. Perché mi ha detto che adesso, visto che è uscita una bella giornata, potremo fare qualche foto per Adidas, in quanto mi è arrivato un pacco con un sacco di roba nuova invernale, comunque felpe, cose del genere. Quindi adesso photoshoot con Andrea. Ce l'ha una, però. Allora, madre, ti è piaciuto il pancake? Buono. Sì? Sicura? Perché? Perché tu sei quella un po' che dici la verità. Ah, sì? Sì. Quindi, buono? Direi di sì. Adesso fammi finire. Grazie, mamma. Sempre una gioia. Mm-hmm. Buono. Approvato, via. Se piace anche la mamma, è good. Hanno avuto una bella...
bella lezione. Cassimo andrebbe direttamente a discapito del... Sono diretti a Monia. Non le dici niente a me. No, non essere testato. Sono in treno che sta raggiungendo Venezia perché oggi, che è domenica 24 settembre, rincontrerò finalmente le mie amiche Adele e Linda e andremo a pranzo al ristorante di Linda. Linda ha aperto un Koffler, è suo, lo gestisce lei e io sono strafiera di lei perché è una gran donna che ha fatto questo passo e ha avuto questo coraggio. Da tantissimo che non le vedo, da agosto, quindi non vedo l'ora di passare la giornata con loro a Venezia. Ma che posticino che ha fatto la Linda. Legarli, cioè ci metti 12 ore e poi devi trovare, oppure parare e diventa un po' cosa tua. Qui al Koffler ci sanno fare. Vedete Koffler Venezia, tutti da Linda. Yeah! Siamo meglio qui. Va bene, fai tu il nostro giro. È Natale anche per Luna. Tonno. Piano Luna, mangia piano, Madonna, come se non ti stesse da mangiare. Non porta via nessuno. Oh, respira. Hai anche l'altra. Respira. Madonna. Luna. 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 Ciao. Buon Natale. Ho messo un'applicazione Silvia sul mio telefonino. Bollito. Alcuni di voi mi hanno chiesto cosa ho ricevuto per Natale. Allora, questi orecchini da parte di mio fratello, che sono in oro rosa. Poi da parte di mia mamma delle creme o l'olio 31 della Just. Questo libro, La donna che cancellava i ricordi, che sto leggendo, è fantastico. L'Apple Watch, big new entry. E il profumo di Gucci, che poi è arrivato anche con il mascara mini da borsa e una pochette o un mini beauty case in velluto, stupendo. Jimmy mi ha regalato il caricatore del Mac perché il mio stava per morire e la ragazza di mio fratello mi ha regalato questa bellissima maglietta Gluten Free Girl.